Ok, allora avevo tenuto una parte 5 che viene da una mia presentazione che ho fatto questa primavera per le scuole, che si occupa della privacy nell'attività di didattica online. Allora, questo è un corso per le biblioteche, quindi l'attività didattica non è un'attività, no, principale delle biblioteche, ma so che alcune biblioteche lo fanno, ad esempio biblioteche universitarie o di istituti di ricerca, di studio, di scuole. Quindi può essere interessante e giusto avere una nozione, quindi ve la faccio vedere molto velocemente, ma soprattutto perché questa parte, cioè la gestione della privacy nella didattica a distanza, è stata impattata, è stata rivoluzionata pesantemente dallo tsunami che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo oggi con la pandemia, cioè milioni di studenti che normalmente stavano in classe adesso sono, ahimè, ahi noi, costretti a seguire lezioni online e quindi si devono appoggiare a delle piattaforme che a volte vengono fornite da soggetti esterni non proprio nati per fare didattica a distanza, quindi questioni non da poco. Qua abbiamo avuto un po' di provvedimenti appunto del Garante Privacy che hanno cercato di fare chiarezza su come gestire la didattica a distanza nel rispetto della privacy e le scuole erano oggettivamente disorientate. E quindi niente, nel senso che qua c'è riprende il discorso della base giuridica del trattamento e come nel vostro caso si fa riferimento alla lettera E, e quindi attività istituzionale, e ci spiega che non serve il consenso di alunni, genitori e insegnanti, vedete, perché gli istituti scolastici possono trattare i dati anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni, anche minorenni e genitori nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. E non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza. Quindi non è che per passare in didattica a distanza le scuole a marzo, aprile hanno dovuto mandare a casa degli studenti un'informativa con un'accettazione di consenso per passare in didattica a distanza, perché comunque rientrava nei fini istituzionali. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento di dati in ambito pubblico nel contesto del rapporto di lavoro. Perché appunto abbiamo altre delle sei basi giuridiche che normalmente vengono chiamate in causa. Anche lì le scuole si ponevano il problema di quali piattaforme utilizzare per fare didattica a distanza. Non era una cosa anche lì da poco, perché dovevi comunque tenere in considerazione i principi di privacy by design, by default. E lì quando ci si approvvigiona, ci si appoggia su piattaforme che vengono da soggetti esterni che nella maggior parte dei casi sono soggetti fuori dall'Unione Europea, quindi sono americani, sono statunitensi, quindi Google per Google Meet, Skype, Microsoft Teams, no? Tutta gente che non rispetta le norme sulla privacy del GDPR perché rispetta le norme sulla privacy americane che sono diverse. E quindi si ponevano non poche questioni e il garante privacy ha cercato in qualche modo di dare delle risposte, ripeto, le trovate qua nelle slide, non possiamo, tanto non si pongono questioni, nel senso non siete una scuola, però ecco, nel momento in cui fate progetti in collaborazione con le scuole o voi stessi come biblioteca avviate dei corsi di formazione di didattica vera e propria, se questo rientra nella vostra mission istituzionale, potete tenere presente queste slide che vi sto facendo vedere. Ecco, il ruolo dei fornitori di servizi online e piattaforme, vedete, se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con un contratto o altro atto giuridico. È il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Il registro elettronico è a tutti gli effetti una sorta di piattaforma che raccoglie dati personali anche delicati, perché nel registro c'è scritto se il bambino quel giorno lì è stato malato, se ha portato un certificato medico e via dicendo, e quindi dati in questo caso sensibili. E nel caso invece in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Cioè, se io utilizzo Google Meet o Microsoft Teams, o faccio quindi sostanzialmente o faccio un contratto con il fornitore in modo tale che lui mi adatti il servizio per fare l'attività di didattica, oppure sono io che, in quanto scuola, in quanto ente che gestisce l'attività didattica, devo impostare la piattaforma in modo tale da minimizzare il trasferimento di dati personali.
cosa che non era banale, ripeto, in una situazione come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, però all'epoca, a marzo, quando è successo tutto in giro di pochi giorni, ci sono volute settimane per cercare di capire cosa fare e come farlo. Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno quindi assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Vabbè, peraltro è inammissibile il condizionamento da parte dei gestori delle piattaforme della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione da parte dello studente e dei genitori del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi non necessari all'attività didattica, cioè i vari servizi. Non ti devono obbligare ad attivare, non so, anche altri strumenti, no? La chat, il profilo social, cose che non sono strettamente necessarie all'attività didattica. Perché lì non stiamo minimizzando, stiamo massimizzando in realtà. È chiaro che questi, se di lavoro vendono piattaforme che poi in qualche modo si arricchiscono anche dall'attività di gestione dei dati, cercheranno di darvi, no? Di vendervi il pacchettone completo. Ecco, il garante ha spiegato che nell'attività di didattica a distanza bisogna apportare alcune cautele e quindi lo lancio anche a voi come spunto nel caso in cui appunto vi infiliate in questo ulteriore settore. Ho finito. Confido che molti di voi siano usciti soddisfatti da queste 2 giornate insieme di formazione e che vogliate seguirmi. Ho già visto in queste settimane che alcuni mi hanno mandato la richiesta su Facebook, su LinkedIn, mi fa piacere. Continuate, vi ricordo il solito discorso che su Facebook è meglio che me la mandate che seguiate la pagina piuttosto che seguire il profilo personale. E metterò a disposizione le slide in questi giorni, nel senso che è giusto tempo di ricontrollare che non ci siano errori, poi le metto sul solito profilo /share. Le slide e anche i video che poi realizzerò da questa registrazione verranno messi a disposizione sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike.